Bella a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video. Oggi sono qua in compagnia di mio fratello Bika. Ciao. E siamo qua per parlarvi di una cosa che è successa quest'ultima settimana, che ci ha davvero molto tirato sul morale, c'è da dire. Sì. Infatti mio fratello ha ricevuto per il compleanno il remastered su PS4 HD di Final Fantasy X, che è il nostro gioco, direi, preferito. Di sempre. Di sempre, perché se torniamo indietro ai tempi quando avevamo più o meno 7-5 anni, 8-6 anni, che appunto giocavamo a Final Fantasy X su PS2, c'è da dire che giocare tipo 500-600 ore di gioco a quell'età su un gioco che comunque, se ci pensate bene, è per adulti. Intanto, per chi non sapesse cos'è Final Fantasy, lascio un attimo mio fratello che ve lo spiega magari a grandi linee, diciamo. Sì, è molto difficile da spiegare. Diciamo, a grandi linee, tu hai una combricola, chiamiamoli personaggi principali, e con loro, diciamo, con l'aiuto di ogni personaggio, devi riuscire a compiere un obiettivo specifico, con poi miliardi, trilioni di missioni secondarie annesse dopo il gioco. Comunque, insomma, ci sono tanti personaggi che tu puoi controllare, la cosa principale da fare è uccidere i nemici, e poi logicamente c'è anche una storia dietro. Diciamo che in certe parti sembra quasi un film, anche perché è molto interessante anche la storia dietro ogni gioco di questa saga. Infatti, e c'è da dire che rigiocandolo adesso abbiamo scoperto molte cose, addirittura sulla trama principale del gioco, che sin dall'inizio, quando l'avevamo giocato un 6-7 anni fa, non sapevamo, al di fuori dei nomi dei nemici, che magari a volte ci rendiamo conto che li cannavamo, e adesso totalmente dover chiamare un nemico in un modo quando per anni lo hai chiamato in un altro è triste. Sta di fatto che soprattutto anche nella storia principale certi punti erano rimasti vuoti nella nostra mente, adesso li abbiamo più o meno colmati. Quindi c'è da dire che l'età conta. Che conta, sì, e come. Conta e come. Ma qual è la tua cosa principale preferita dell'averlo riricevuto? Beh, diciamo che oltre a capire la storia e tutto, avevo proprio voglia di rigiocarlo. Infatti mi sono messo subito al lavoro, diciamo, e sia io che mio fratello appunto abbiamo nerdato come dei pazzi questi giorni. E è veramente un bel gioco, cioè ho scoperto molte nuove cose che non avevo capito nei tempi prima, e poi soprattutto è divertentissimo. Cioè, non si sa bene come spiegarlo, però se qualcuno di voi lo possiede, scriva nei commenti cosa ne pensa, perché veramente io penso che nessuno abbia mai criticato questo gioco e che nessuno mai lo farà, perché è un gioco che comunque potrà rimanere nella storia. Infatti, è davvero molto bello. E adesso arriva la solita domanda per voi: c'è un gioco nella vostra collezione, se così vogliamo chiamarla, che rigiochereste all'infinito? Un gioco che magari lo finite, poi dopo lo riniziate, ma magari a distanza di un anno vi torna voglia e ve lo rigiocate tutto di nuovo. Ecco, se c'è da dire un gioco di questi, io dico appunto Final Fantasy X. E anch'io posso aggiungerci anche il 12, perché comunque i Final Fantasy li consiglio a tutti, perché non sono solamente giochi come COD che devi giocare e basta. Anche quando hai finito, tra virgolette, la campagna, che però si chiama storia, in Final Fantasy principale, è lì che inizia il gioco, a parer mio, perché le cose davvero belle, oltre vabbè, alla storia che, come abbiamo detto prima, è come un film, sono tutte le missioni che ci si celano dietro, e penso sia davvero una bella cosa. Quindi non so perché abbiamo fatto questo commentary, anche se non c'entra assolutamente niente, volevamo solo farvi un po' un'impressione generale su quello che è, tra virgolette, il nostro gioco preferito, che appunto è una cosa che ci accomuna anche tanto, infatti è una cosa che ci unisce sempre. Quindi ragazzi, scrivete nei commenti il vostro gioco preferito. Ora il tempo sta per finire, fate l'outro, perché lasciate un bel mi piace, un commento se il video è stato di vostro gradimento, passate anche dal canale di Bika e dal link qui sotto in descrizione. Per oggi da Medino è Bika, è tutto, e bella. Ciao. Perché è bella?